100 giorni agli esami, una vita da vivere. Benvenuto giovane, non lasciarti rubare la speranza. E questo è lo slogan oggi qui al santuario di San Gabriele dell'Addolorata a Isola del Gran Sasso. Nonostante la pioggia incessante, gli studenti delle ultime classi superiori dell'Abruzzo e delle regioni limitrofe non hanno disertato l'appuntamento con il Santo dei Giovani e in 10.000 si sono ritrovati a pregare nel santuario di San Gabriele ad Isola del Gran Sasso per gli esami e per il proprio futuro lavorativo. Tanti controlli effettuati da Finanza e Polizia per evitare l'eccessivo consumo di alcol e stupefacenti, tutto nella normalità. Non lasciarti rubare la speranza, qual è la vostra speranza? La speranza è di uscire, basta. Di riuscire agli esami? Esatto. Hai anche un'altra speranza oltre agli esami? La stessa. Ma oltre agli esami avete anche un'altra speranza? Ci sono tante speranze, il lavoro, tantissime cose. Ma... un bel futuro nel campo lavorativo comunque. Innanzitutto di farli in maniera molto corretta questi esami e niente, speriamo di passare. L'importante è passarli, poi vediamo. Qual è il vostro motto? Dopo l'esame finalmente io diploma, dipende se agli 100 giorni ci svegliamo da Yukoma. L'iniziativa, giunta alla 38ª edizione, rappresenta una sorta di rito spirituale con preghiera, confessioni, messe e momento di festa. Le due celebrazioni della mattina sono state officiate dal nuovo vescovo di Teramo, Don Lorenzo Leuzzi, che ha invitato i giovani ad essere attenti alle scelte che faranno dopo la scuola. Qual è la speranza che questi ragazzi ripongono in San Gabriele? Bene, io credo che loro vengano qui a San Gabriele per trovare una forza, proprio questa speranza di mettere nelle mani di Dio per intercessione di San Gabriele il suo lavoro, che con l'esame adesso di fine di scuola per dopo cominciare l'università e anche la sua vita, per mettere nelle mani di Dio la sua vita. Io credo che questa è la loro speranza. Ovviamente anche si vede ragazzi che vogliono divertirsi, perché sono giovani, anch'io mi piace divertire ovviamente, ma è importante che vengano qua e mettono nelle mani di Dio queste cose. Al termine di ogni celebrazione non è mancato il consueto e atteso rito della benedizione delle penne. Sicuramente tra i ragazzi c'è un risvolto scaramantico in questa loro partecipazione, ma vederli seduti in migliaia in chiesa a pregare rimette in moto la speranza in tutti noi.